5 secondi. E giù il cancello. All'interno lo shot per Tinker, ma brucia dall'esterno. No, Forato non riesce. Riesce il doppio invece a Mallet con il canadese Tinkler, Mallet attaccati da Alberto Forato e poi Camporese e poi Muratori con il tedesco Robin, numero 9, che va ad insidiare la posizione. Robin al comando, il Suzuki Valenti del team di Bertino Castellari, Tinkler, Cade, canadese ma ormai da tanti anni in Italia, nella factory di medicina di Bertino Castellari, si volta in volo a controllare se c'è l'attacco di Mallet che tenta all'interno e guadagna la prima posizione. Un piccolo errore per Walt, per Tinkler, per Cade che va fuori pista e lascia la seconda posizione nelle mani di Alberto Forato, che però sbaglia il salto fuori pista. Rischio, mamma mia, per Alberto Forato. Camporese lì, Muratori va all'attacco. Altra Suzuki, quella numero 74 di Francesco Muratori. Qui ci sono le 5 posizioni e poi là dietro, sì, il 502, Andrea Winkler appena fuori in settima posizione alle spalle del tedesco Robin. La bagarre e Muratori sulle wave, sulle whoopto, pilota a terra e il vincitore della mancia di recupero Filippo Bonazzi, botta alla gamba per lui, ci auguriamo, o alla spalla, non riesco a capire, ma nulla di grave, accompagnato fuori dal servizio sanitario, non dovrebbero esserci problemi, ci auguriamo per Bonazzi, mentre il comando nuovamente nelle mani di Cade Tinkler. L'attacco di Mallet con la terza posizione, ah no, Mallet al comando, scusate, Mallet al comando, ha preso il largo, Mallet al comando, ha preso il largo, poi Cade Tinkler davanti ad Alberto Forato, davanti a Muratori, attaccato nuovamente da Camporese che però sbaglia il doppio e non riesce ad andare dall'altro lato in un solo lancio, lasciando parecchi metri sulla pista a favore di Francesco Muratori, che vede la Honda numero 303 di Alberto Forato a pochi metri. Giro record incredibile, 3 secondi guadagnati in un giro da parte di Simon Mallet, che sta macinando il tracciato di Carpi, ha messo la marcia veloce il pilota dell'MP Racing, ha partecipato a qualche gara del Mondiale Motocross, ma il suo obiettivo principale è il Supercross Internazionale d'Italia e SX Tour francese. Al comando ancora un giro a 53, mentre gli altri non riescono. Ha sbagliato qualcosa Muratori e Camporese si riavvicina. Camporese leggermente più lento dei suoi avversari nella sessione ritmica delle whoops, ma già a metà del tempo è trascorso. Simon Mallet che continua ad aumentare il suo ritmo e a guadagnare metri importanti. Al comando 555 per la Honda gestita dal team MP Racing di Angelo Massaglia, e la whippata per un pilota in ritardo, però è Gomez Ballì che si intromette nella lotta per la terza posizione, attualmente nelle mani di Alberto Forato. Ritorna sotto Camporese, ritorna sotto Camporese, passa Cade, tanto la caduta per il tedesco Robin, fuori dai giochi per quel che riguarda le prime 5 posizioni, che ora è in mano a Lorenzo Camporese. Passa Contessi sesto, settimo è Winkler, ottavo Cartegiani, nono dal Pian, poi arriva Leonov davanti a Zenato, davanti a Robin, retrocesso in dodicesima posizione. Intanto gara solitaria, non ce n'è per nessuno, almeno in questa prima finale della stagione 2015 degli Internazionali d'Italia Nikon Series, per Simon Mallet. Un buon margine di vantaggio su Cade Tinkler, su Alberto Forato e sul 74 Muratori, che sta cercando di aprirsi un varco per andare ad insidiare il giovane veneto in terza posizione. Vuole il podio Francesco, ma per il momento Alberto
non si fa da parte sulle whoops, grande ritmo per Muratori che si butta all'interno alla curva più lontana e niente da fare, la risposta di Forato che poi sbaglia la curva successiva e lascia strada anche a Lorenzo Camporese. Si difende Forato, riconquista la quarta posizione, la terza è nelle mani di Francesco Muratori che ha avuto la meglio nel confronto, poi Camporese, poi Alberto Forato che nel breve volgere di 50 metri si ritrova dalla terza alla quinta posizione e aperta così la strada per la supercampione, ma non quella del podio, che per il momento vede Mallè, Tinkler e Muratori protagonisti, ma Lorenzo Camporese all'attacco sul doppio lancio prima delle whoops, risposta decisa da parte di Francesco Muratori che riconquista qualche metro di tranquillità per Muratori, ma non poi così tanti, un minuto e mezzo alla conclusione del tempo regolamentare. Chi è invece assolutamente tranquillo ed estraneo dalla battaglia è Simon Mallè con Cade Tinkler che lo segue abbastanza distanziato in terza piazza, ma anche Cade non deve mollare perché è la scivolata di Camporese, attenzione, colpo di scena, scivola Camporese e viene superato con facilità nuovamente da Alberto Forato che ora è quarto in lotta con Andrea Winkler, ma i due sono troppo lontani per poter sperare in un ricongiungimento con i piloti che li precedono. Quindi non dovrebbe cambiare nulla nella sesta e settima posizione, ma andiamo a vedere, è anche Muratori un po' troppo lontano, il tempo ancora 25 secondi, di conseguenza due giri alla conclusione in questo momento per Simon Mallè, due giri alla conclusione anche per Cade Tinkler, per Francesco Muratori che però sta girando con tempi molto più veloci di quelli di Cade Tinkler, però due giri probabilmente non potranno bastare al pilota. Intanto Winkler si complica ulteriormente la vita andando a cadere in un posto scomodo e mi sembra tra l'altro che la fumata, no forse l'acqua solamente che si è fuoriuscita dal radiatore, nessun problema, anche se ormai gara ancor più compromessa per Andy che transita in nona posizione. Al comando va ad iniziare l'ultimo giro Simon Mallè, Honda MB Racing per il pilota al comando, Suzuki Castellari per Cade Tinkler, Suzuki AL Motorsport per Francesco Muratori davanti alla Honda di Alberto Forato, alla Kawasaki Baxi Racing di Lorenzo Camporese, mentre poi il vuoto prima di vedere arrivare il bergamasco elvetico Alessandro Contessi in sesta posizione, ma peccato per lui, purtroppo per lui, primo degli esclusi dalla super campione, ma ultime curve, ultimi metri, quelli che si appresta a percorrere e poi li avremo al podio. Vince la prima finale della Lights Simon Mallè. Seconda posizione per Cade Tinkler e la terza posizione per Francesco Muratori. Il trofeo della vittoria per Simon Mallè.
di Francia.